La favola, il nostro titolo, anzi il nostro dubbio, visto il punto interrogativo, ci riferiamo a che cosa? Ai dati sugli studi di settore pubblicati ieri dal Ministero dell'Economia, che ci dicono quante tasse, quanti redditi dichiarano le categorie delle partite IVA, degli autonomi, dei professionisti. Sono dati che fanno discutere tutti gli anni, perché cosa viene fuori? Che moltissime categorie guadagnano in media, naturalmente, pochissimo. Il caso dei gestori di impianti sportivi è il più plateale, 2.600 euro l'anno in media dichiarati, poi ci sono i gestori di discoteche che vanno a poco sotto i 5.000 euro l'anno e poi via via andare con tante categorie comunque sotto i 15.000-20.000 euro annui. Sono dati veri? Cioè è evasione oppure è la crisi che colpisce queste categorie o comunque bisogna leggerle in un modo diverso? Ne parliamo questa sera qui in studio con me Roberto Ippolito, giornalista scrittore che ha dedicato libri alla questione dell'evasione in Italia, benvenuto. Troppo bene. Accanto a lui Roberto Calugi che rappresenta qui il SILBFIPE, il sindacato italiano dei locali da ballo che è all'interno della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, benvenuto. Grazie. A rappresentare appunto una delle categorie di cui tanto si parla. Collegato con noi dagli studi politici di Roma, Quirinale Raffaello Lupi, Scienze delle Finanze Tor Vergata, benvenuto. Salve. E da Milano è con noi anche Alessandro Santoro, Università Bicocca. Benvenuto Santoro. Buonasera. Ma c'è una categoria che abbiamo qui in studio e quindi parliamo proprio con loro. Allora, perché tra al quarto posto in queste tabelline che diceva il professor Santoro, occhio, non vanno interpretate, però al quarto posto tra chi dichiara meno in media c'è la categoria discoteche, sale da ballo, nightclub e scuole di danza, 4.700 euro all'anno, sono 1.219 in realtà, 1.219 tra persone e società. Allora, Calugi, dice Ippolito, ma come diavolo è possibile, sono di 10 euro al giorno più o meno, come è possibile che stiano così male in media coloro che gestiscono anche dei locali, che poi uno li vede, quelli che funzionano, funzionano bene, cioè sembrano avere anche un giro da fare. Come si spiega questo dato, visto da chi insomma, è partecipo in prima persona della categoria? Grazie innanzitutto per averci dato voce oggi. Beh, come diceva il professor Santoro prima, è una media innanzitutto e poi i dati vanno un attimino interpretati. Sarò estremamente breve, però basta conoscere un attimino il settore delle discoteche nel corso degli ultimi 5 anni e quello che è stato l'impatto sui numeri del settore delle discoteche per capire che abbiamo vissuto periodi molto migliori. Noi abbiamo il combinato disposto di 3 fattori, sarò estremamente breve. Uno è trasversale per tutti, mi permetta, la crisi sicuramente ha tagliato per tutti, però è evidente che le prime cose che si tagliano sono le spese superflue e sicuramente le spese per il divertimento sono le prime che saltano. Però vorrei richiamare l'attenzione anche a 2 fattori, mi fa molto piacere l'accento che avete messo sull'evasione. Da una parte c'è un cambiamento di costumi, su questo non ne parliamo troppo, però è evidente che la discoteca di 20 anni fa non è più l'unico luogo dove spendere la notte, anche le piazze sono diventate luogo di socialità. Ma c'è un fattore che a noi sta particolarmente a cuore, che peraltro fa molto del nostro sindacato, perché stiamo facendo, come dire, stiamo ponendo una forte attenzione su questo aspetto, che è il fenomeno dell'abusivismo vero. Come diceva Gramellini questa mattina sul Corriere, occhio, va bene mettere l'attenzione e andarci a togliere i pruriti rispetto al parrucchiere, al carrozziere, piuttosto che alla titolare della discoteca, ma andiamo a sanare chi oggi è fuori dal mercato non rispetta le regole. Sarò estremamente breve, nel campo delle discoteche noi subiamo un fenomeno di abusivismo che, guardi, stimiamo come SILBFIPE in 1 miliardo, esattamente come il valore del mercato legale. Quindi una discoteca su 2, faccio proprio una cosa grossolana, è abusiva, le dici, beh, in qualche guardi, modo. Non le chiamiamo neanche discoteche, perché sennò si locali, in qualche modo. Chiamiamole circoli, allora, ricreativi, per intenderci, chiamiamoli in questo rapporto complesso tra disco e fisco, vuoi questi 4.700 euro all'anno medi che vengono dichiarati dalla categoria, li imputate anche all'evasione oltre a questi settori o respingete in toto il fatto che siano numeri appunto derivanti dal fatto che non si dichiara tutto? Noi le imputiamo sicuramente una difficoltà settoriale importante che ha fatto sì che le discoteche nel corso degli ultimi 5 anni sono diminuite del 20%. Una discoteca che esisteva nel 2010 su 5 oggi non esiste più e questo credo che renda immediatamente con concretezza se sono andato a finire nel mondo legale. Mi piacerebbe, o illegale. Mi piacerebbe e quindi insomma c'è un insieme di fattori. Allora, buona parte dell'evasione fiscale italiana deriva dall'evasione IVA. Purtroppo non ho qui il numero esatto, altrimenti lo darei, però è il problema. Calugi, per
una categoria che appunto, cioè in media siamo sotto la no tax area, quindi non si pagano tasse in media nella categoria. Che cambia adesso? Cosa sono questi indici sintetici di affidabilità? Dai, cioè, me lo faccia dire così, innanzitutto cambia il rapporto con lo Stato. Qui passiamo da un rapporto, lo dico male ma lo voglio dire così, quasi sanzionatorio, a invece un rapporto virtuoso. Sono in linea, lo Stato mi riconosce il mio comportamento e diminuisce, se vogliamo, anche la numerosità e la farraginosità degli interventi di controllo che sono burocrazia e sono costo per un'impresa. Però mi permetta davvero in conclusione di sottolineare l'importanza della leva fiscale all'interno delle nostre imprese. Oggi in questo paese chi vuole operare con correttezza nel mondo delle discoteche si ricordi che ogni volta che si stacca un biglietto da 10 euro all'interno di una discoteca, 4,8 solo allo stacco sono tasse, poi il resto è imponibile. Quindi fare impresa con questo livello fiscale è quasi controproducente, perché poi è evidente che può comportare dei fenomeni di abusivismo. Da cui il miliardo che diceva di abusivismo.